Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Allora, innanzitutto devo ringraziare Roberto Daniele, tantissimo davvero, per i consigli che mi ha dato sotto lo scorso video. In pratica mi ha scritto, se mi ricordo lo metterò qua sotto in sovraimpressione, mi ha linkato due mod che possono essere utili per farmare un pochettino più di mese rispetto ad andare in caverna. Le due mod che potrete vedere appunto leggendo il commento, se lo metto in sovraimpressione, se non andando a vedere il video precedente, l'episodio 29, sono la Maze Crystals e la Maze qualcos'altro, vattela pesca Seroli, non mi ricordo più questa qua, è la Maze in Gravel. Allora, in pratica hanno due funzionamenti diversi, non sono delle mod troppo OP e questo mi è piaciuto tantissimo, e aggiungono due componenti diverse. Iniziamo dalla Maze Crystal. La Maze Crystal, che tra l'altro è una mod del nostro caro vecchio Real Bad Angel, a cui tra l'altro mando un pensiero caro, insomma, ci manca. Aggiunge questi Maze Crystal Seed che si possono trovare sottoterra nelle zone ovviamente in cui la mappa era già generata, non se ne possono trovare, ma comunque si possono craftare, quindi credo che ne crafterò. Sono abbastanza costosi all'inizio da craftare, ma comunque permettono di farmare del mese. Perché? Perché in pratica creano delle piantine, se posizionati sull'ossidiana e circondati da lava, che se harvestate con questa Crystalline Bell, che è un pochettino costosa, ma neanche troppo assurda, possono dare dei frammenti di Maze. Credo i frammenti di Maze Crystal, ecco, non dei Maze Crystal direttamente, da quanto ne so io, però non sono ancora riuscito a farmarne. Adesso vedremo insieme. Quella che invece ho avuto modo di provare meglio è la Maze in Gravel, in cui in pratica dà la possibilità, avendo un blocco di gravel e mettendolo dentro un water bucket, di avere un bucket of water with gravel, che tra l'altro è scritto sbagliato qua perché water, ma GG, non è colpa mia. A quel punto otterremo della gravel che formerà del mese. Questo qua possiamo anche verificarlo abbastanza rapidamente perché abbiamo della gravel nell'inventario. Tra l'altro questo sarà un modo interessante, c'è cioè una motivazione interessante per andare a farmare un pochettino di gravel, per andare magari a macinare già un po' di cobblestone da sopra. Prendiamo un paio magari di stack di cobblestone per permetterci di avere un po' di gravel. Facciamo dammi due stack di cobblestone per ora, poi dopo andremo a vedere. Dov'è quella? Ah no, stupido, l'ho lasciata qua. La compressed. E ovviamente si fa notte. Mettiamola a grindare perché se non sbaglio la cobblestone grindata dà direttamente la gravel. Spero di non sbagliarmi. Grinda. Ok, sì, perfetto, ci metto un pochettino, ma avremo un po' di gravel. Adesso però non ho più un secchiello perché ce l'ho con la lava. Dobbiamo fare un altro secchiello. A meno che abbiamo degli altri secchielli qua? Non abbiamo altri secchielli, lol. Allora, 1, 2, 3, ci facciamo un altro secchiellino. E andiamo a prendere dell'acqua. Qui, che tanto è una sorgente infinita. Combiniamo i due oggetti e la cosa a cui bisogna fare attenzione è che il tutto sparisce se poggiato su un blocco erroneo. Allora, i blocchi che non vanno bene sono dirt, gravel e sand perché assorbono l'acqua della gravel. Non è quello che noi vogliamo che succeda. Abbiamo bisogno di un blocco compatto tipo la cobblestone, in cui la gravel perda l'acqua pian piano. Come potete vedere adesso qui, se mettiamo F5, ci indica che stiamo puntando a Maze in Gravel, Water Gravel 1, ci sono 3 gradi in cui la gravel perde acqua,
E dopo il terzo grado troveremo all'interno della gravel che si è, tra virgolette, setacciata, dei cristalli di mese. In generale da un frammento di cristallo ogni volta che si fa questo processo e si perde però la gravel. Quello che capita invece ogni tanto è il fatto che dia direttamente un cristallo di mese, ma è un evento raro. Non so con quanta periodicità capiti, ma a me è capitato più o meno una volta ogni dozzina di harvest. L'ho provato in un mondo, diciamo, sperimentale per capire un po' come funzionava la mod. Ho preso un secchiello di lava e a tal proposito vi devo far vedere, mentre questo qua resta qua a farsi, che ho raggiunto questa zona qua, che è la zona che potrò adibire alla spiaggia, è in pratica in direzione della parte dell'orto. Se continuiamo di qua per un 100-200 blocchi in questa direzione, oltre quelle colline laggiù in fondo, ecco c'è quella spiaggia. Voi vi chiederete perché hai scelto proprio quella? Allora, l'ho scelta più che altro per un fatto dovuto. Cioè, qui ho scoperto sotto uno dei pochissimi laghi di lava che ho trovato finora nel mondo. Tra l'altro è pieno di ossidiana perché qui dietro è pieno di sorgenti d'acqua infinita, che ho dovuto tappare con questa cobblestone per evitare che mi dessero fastidio nel farmare la lava, cioè nel raccogliere la lava. Come ci sono arrivato qua? Beh, in realtà devo confessarvi che effettivamente ho cheatato. Nel senso che dopo aver perso 3 ore scavando nell'altra miniera, cercando della lava, ho detto, beh, proviamo a mettere il no clip e il fast travel, no, il fly, per vedere di trovare dov'è questa lava. E sono riuscito a trovarla solo qua, non l'ho trovata da altre parti. Tra l'altro qui si sta formando la mossa di cobblestone, interessante. Non l'ho trovata da altre parti e potete vedere che qui è una zona, tra l'altro, generata da nuovo. Cioè, generate di recente, perché come potete vedere ci sono un sacco di frammenti di crystal che sono aggiunti dalla Maze Crystal, quelli là appunto che andremo a creare. Sono tra l'altro in generale tutti coperti, non ce n'è di visibile. No, forse questo qua è visibile. Sì, ce n'è uno visibile, sono anche luminosi, interessante, che non avremmo mai potuto trovare in una zona invece. No, qua c'è un lago di lava molto più grande. Cos'è questa conformazione di mese? Tra l'altro questo è mese diverso da quello che abbiamo nel. No, non è mese, è zolfo? Quello è mese, questo è mese, zolfo? Non ricordavo che avessero aggiunto dello zolfo, che in qualche modo aggiungesse lo zolfo. Cosa? Sulfur lamp. Ma di che modo è sulfur? Cerchiamo, sulfur. Della technique? E cosa ci dà? Della sulfur dust. La sulfur dust serve per niente. Boh, sembra un materiale inutile. Però lo butto, quindi. E utilizza, sembra quella che era la vecchia. Assomiglia alla vecchia texture del mese. Per quello mi ha tratto in inganno. Dice, ma che cazzo è tutto questo mese? Comunque, qui c'è un lago di lava molto più abbondante. Ed è un po' più in giù di quello. No? Dov'è finito il lago di lava che. Là c'è un dungeon. Dove cazzo eravamo prima? Vabbè, tutte cose che in realtà non avrei mai dovuto vedere, quindi non ne approfitterò troppo. L'unica cosa che sfrutterò è appunto il lago di lava che ho trovato in questo modo per prendere quei pochi secchieri di lava che mi servono, perché la lava serve per
la mod dei Crystal Fragment. Dove siamo finiti? No, sul serio, dove? Dove? What? Non avevo abbastanza memoria, Cribbio? Forse non gliel'ho dedicata abbastanza perché ho 16 giga di RAM e mi sembra assurdo che non abbia abbastanza memoria per generare nuove cose. Dove siamo? No, seriamente, dove Kaiser siamo finiti? R. Ah, erano là dietro. Quindi neanche lontanissimi. Boh, però comunque sfrutterò semplicemente queste, anzi adesso facciamo che revoke single player no clip. Ok, revoke single player fly. Ok, adesso no fly privilege. No clip disabled e no clip. Ok, non ho più i permessi per fare un Kaiser. Ottimo. Quindi ho messo questo teletrasporto. Ho detto utilizziamo quella zona anche per il discorso. Come potete vedere, qua è cambiato ed è ora al livello 2. Per utilizzare il discorso dei cristalli di mese, vorrei provare a mettere una zona, magari qui esternamente. Però lo mettiamo qui. Sì. Ora, io non ho ben capito se aumenta la probabilità che cresca più in fretta in base a quanta lava ha intorno, ma vorrei metterlo con 4 blocchi di lava. Conta anche se la lava scorre, non è un blocco intero di lava, ma credo che utilizzerò la lava intera. Andiamo a fare subito un seme. Sì, proviamo con un seme, poi dopo vediamo se. E non vado a raccogliere quelli sotterranei perché sarebbe un po' cittone, un po' troppo cittone. Lo pianto e andiamo adesso a prendere un pochettino di altra lava. Mettiamo via il mese, che tra l'altro rimane sempre di meno. Per evitare di fare due viaggi, facciamoci un secchiello in più, tanto di ferro dovremmo averne abbastanza. Ottimo, così abbiamo 3 secchielli e ci bastano. Questo è sempre. No, è diventato livello 3. Poi vorrei parlarvi anche di un altro discorso. Adesso finiamo solo un attimo questa cosa qua della lava e. 1, 2, 3. Ok, cosa è successo? Ah, c'era un buco. Oddio, l'infarto! Oddio, l'infarto! Potevo mettere un teletrasporto direttamente sotto, ma ho pensato che fosse carino sfruttare quel posto anche per la spiaggia, visto che l'ho trovato, diciamo così, casualmente cercando altro. Forse è meglio metterci dei vetri sopra per evitare di finire dentro tutta questa lava. O degli slab o qualcosa. Prendendo degli slab, dovrei avere degli slab di cobblestone, ecco, infatti. Facciamo un rivestimento intorno. In questo modo. Così ce ne vanno via 8. Lui dovrebbe crescere tranquillo. E vedremo un po' cosa ne viene fuori. Eccolo! Eccolo. Voglio fare una prova per vedere se per caso con la pala invece. Dov'è la pala? Ah, forse la ripararsi. Per vedere se con la pala mi dà la gravel, ma dubito altamente perché sarebbe un pochettino troppo OP se ti ridà anche la gravel. E guardiamo, no, infatti, però ci ha dato 2 cristalli di mese ed è un'ottima cosa. Non dà tantissimo mese, ma è praticamente gratis, cioè ha solo il costo di un
di un pezzetto di cobblestone o di gravel, diciamo, di gravel trasformata, ecco. E quindi GG ci sta alla grande. Adesso abbiamo ancora della gravel, sì, abbiamo della gravel qua, ma dovrebbe essersi fatta nel grinder nel frattempo, sì. Mettiamo un altro stack di cobblestone a gravellizzarsi. Prendiamo tre bucket di acqua, dobbiamo andare a dormire. Tra l'altro devo anche fare le lanterne qua fuori per il camminamento e me ne dimentico sempre, costantemente. Allora, andiamo a mettere il water bucket e questo, ok, e via, altro mese. Quello che volevo fare, tra l'altro, adesso costruiamoci magari però prima lo strumento per raccoglierlo senza perderlo, altrimenti non dà niente. Ok, uno stick, un glass e un diamante. Diamante non è un problema. Vetro non è un problema, i stick dovrei avercene, sì, infatti, dammene una. Ok, ottimo. E la terremo qua. Non so se ha degli utilizzi, poi si rovina o cosa. Proviamo a metterla qua dentro se succede qualcosa. No. Ma effettivamente se carica al massimo non sarebbe successo niente. No, però così spreco tutta l'energia e ne ho bisogno per il grinder. Questa è ancora a livello 1. Quello che volevo fare per sfruttare questo tipo di farming di mese è di fare una vera e propria farm di mese. Ora vi spiego qual è il design che avevo in mente. Allora, in pratica, voi saprete che c'è la possibilità anche su Mintest di creare un cobblestone generator. In realtà su Mintest è più che altro uno stone generator. In pratica acqua che fluisce e una lava che fluisce, se si trovano vicine, trasformano la parte di lava che scorre in stone. Se noi ora piazziamo un node breaker accanto a quella stone e facciamo scavare questa stone, la lava fluirà di nuovo e produrrà altra stone che viene di nuovo scavata, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il discorso è che in pratica, questo ci permette di creare della stone, cioè della cobblestone, perché una volta rotta ci dà della stone. Almeno devo fare una prova effettivamente con un block brick, un node breaker. Ne abbiamo uno in più, ovviamente non ne avremo uno in più. No. Andiamo a rubarne un attimo uno dalla farm di alberi, va? Corriamo un po' perché sennò qua non si finisce più. Wow! Siamo arrivati qua e ha catturato legna. Anche questo. Wow! Allora, rubiamone un attimo uno che poi dopo andremo a ripiazzare. Dammelo senza rompere tutto. Ok. Allora, facciamo una prova. Se io metto questo qua. Metto della stone che dovrei avere nello zaino 2. Ok, 66, prendiamo da qua. Allora, lo metto qua e attivo tramite l'utilizzo di una torcia di mese. Ok, sì, cobblestone, ottimo. Proprio quello che avrei voluto facesse. Adesso ridammela, però ecco, grazie. In questo modo possiamo sfruttare i node breaker per farmare della cobblestone che collegata a un grinder può fare della gravel e collegata a dei deployer possono fare una farm di mese automatica. Ora, il discorso è che è abbastanza lunga perché richiede anche un'alimentazione di quello che è il grinder e quindi potrebbe essere abbastanza costosa da fare. In più, ovviamente, creerà più cobblestone di quanto
Quindi, per farla breve, credo che ora come ora penserò a una farm semi-automatica, nel senso che piazza gravel che creeremo in quantità su una decina di pilastri che hanno sotto della cobblestone. No, il problema è quello dell'acqua. Come avevo pensato di risolvere il discorso dell'acqua? Perché non riesco a meno di creare un sacco di secchielli pieni d'acqua, che però devo poi andare a rimettere costantemente, non c'è un modo di riempire dei secchielli con l'acqua in modo automatico, perché non abbiamo niente di questo genere. Cioè abbiamo la parte da Pipeworks con le pompe idriche. Non funziona effettivamente, ciò che i tank non sono veramente dei tank, quindi spostano dell'acqua quegli affari, ma niente di più. Sa che non c'è alcuna soluzione a questo problema, eh? Mi sa che l'unica farm automatica che si potrebbe fare è quella che sfrutta l'utilizzo di questi cristalli. Mi sa di sì, perché poi in realtà magari mi sto sbagliando. Guardiamo un attimo sulla tecnica, se per caso mi viene in mente qualche oggetto che potrebbe tornarci utile. Questa non so proprio cosa sia, CNC. Se qualcuno di voi la conosce, sarei molto contento di saperne di più. Un campo di forza, un geothermal generator. No. Non abbiamo niente che ci riempie dei secchielli d'acqua, perché l'autocraft, cos'è questo? Vacuum cleaner. I secchielli possiamo metterli a craftare in un autocrafter con la gravel già fornita manualmente, nel senso che se mettiamo tipo 10 stack di gravel vanno per un bel po', perché tempo che se ne fa uno ci vuole un bel po'. Poi potremmo male che vada a mettere, che ne so, una lampada che si accende se per caso sotto. No, non possiamo fare dei controlli sul inventario. Non possiamo fare dei controlli. Però vabbè, quello era un problema minore, il fatto di controllare se ci fosse ancora grave o meno. Il discorso. No, no, si può. Se quel blocco è aria, vuol dire che non c'è più gravel. Sì, si poteva avere per esempio una lampada che si accendeva quando non c'era più gravel in un determinato modo. Ma non se non abbiamo il modo di riempire i secchielli d'acqua, non possiamo creare questo mese in gravel. A meno di non modificare la mod in modo differente, cioè senza l'ausilio dell'acqua, cioè che il crafting sia solo secchiello con gravel. Ok, sarebbe un po'. Forse sarebbe un po' cheatare. Sarebbe un po' un trucco per automatizzare il discorso. Ma c'è da dire che non c'è nessuna mod tecnica che ci permette di riempire dei secchielli d'acqua, altrimenti l'avrei fatto anche automatizzato raccogliendo l'acqua, magari con delle pompe o dei discorsi del genere. Ma anche la Pipeworks non ha niente, da quanto ne sappia io, per riempire dei secchielli d'acqua. Decorative grating, pipe segment, pump intake module, tube, trash can, tank. Il tank non funziona.
Il dispenser. No, il dispenser è quello che droppa gli oggetti. No. Questo tra l'altro è ancora al livello 1. Ci metterà una vita a crescere probabilmente. Spero che mi dia un cristallo grande. Altrimenti mi sa che dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Perché effettivamente questo è molto utile. È molto utile, solo che è davvero. Non è il problema che sia lento, perché è ovvio, non è che puoi farmarti l'infinità del mese in un niente. Il problema è che non può essere automatizzato. No. Questo meno che meno. Il problema è che. No, questo forse sì, nel senso che mettendo una Crystalline Bell in un Node Breaker forse può funzionare. Anzi, perché no? Secondo me funzionerebbe. Sì. Ci vorrà un bel po' per aspettare i frutti di quello. Ma detto questo, io credo di aver registrato già abbastanza. Ringrazio comunque di nuovo per i suggerimenti e vi invito a restare sintonizzati perché prossimamente uscirà un vlog in cui ci saranno delle belle sorprese, nel senso che ho una mezza idea come ho parlato nello scorso episodio, cioè no, come ho parlato, come ho scritto un po' nei commenti dello scorso episodio, magari di fare un po' di partite in multiplayer con gli iscritti, sfruttando magari anche un server Discord dedicato. Farò un vlog in cui ne parlerò più di preciso, in cui ci sarà anche un sondaggio per vedere chi è disposto a fare un multiplayer e chi con che modalità. Magari potrà uscirne anche una serie in cui faremo vedere, mostreremo tutti insieme delle creazioni su un server comune. E quindi restate sintonizzati, mi raccomando, fatemi già sapere nei commenti qui sotto qual è il vostro pensiero al riguardo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete ancora fatto. Vi ricordo ancora una volta del fatto che ci sono in descrizione sia la mia pagina Facebook e il canale Telegram, che utilizzo abbastanza regolarmente per mandare aggiornamenti. Buona giornata a tutti!